Ci troviamo nella Sala dei Trionfi dei Musei di Palazzo dei Pio a Carpi. In questa sala, intorno agli anni 60 del 400, viene affrescato un ciclo che rappresenta i trionfi di Francesco Petrarca. Dell'intero ciclo rimane tra gli altri il Trionfo dell'Amore, che rappresenta il carro dell'amore trainato dai cavalli d'argento e preceduto e accostato da un corteo di dame e di cavalieri. Nella parte che precede il carro dell'amore si trova un dettaglio particolarmente interessante e curioso. È un gioco di giullari, un piccolo giullare in particolare rimasto pressoché integro e sta cavalcando un animale che oggi non risulta riconoscibile e sembra giocare con un altro giullare in una giostra di quelle tipiche dell'epoca medievale e rinascimentale. Esattamente forse come accadeva alle sue spalle, dove si trovano due cavalieri imbardati nelle loro armature, che anch'essi probabilmente facevano parte di un gioco e di una giostra.